E anche questa domenica, amici di Rete 8, vi saluto con enorme piacere da Scanno, dalla pasticceria storica Pan dell'Orso, insieme al nostro Angelo Di Masso. Buongiorno e bentornati, Jennifer. Ciao, qui è un saluto agli amici a casa, che spero che saranno soddisfatti delle puntate precedenti. Poi guarda, a parte che oramai sei di casa, ma comunque siamo praticamente addirittura d'arrivo a Natale e quindi comunque le tue ricette ci saranno particolarmente utili in questi giorni di festa. Grazie. Dove chi avrà più tempo, chi meno, ci dedicheremo in qualche modo alla preparazione dei dolci a casa, insomma tutto quello che si fa per il Natale, quindi insomma i tuoi consigli sono particolarmente preziosi in questo Grazie, momento. Grazie, di questo ne sono felice. Bene, allora oggi ci preparerai, il dolce tipico per antonomasia qui a Scanno. Sì. Che tra l'altro io conosco anche un po' la storia di questo dolce, poi mi dirai tu se è giusto o se non è giusto. Il pan dell'orso, Il pan dell'orso, sì, giusto. Beh, diciamo che è il pioniere della nostra, il dolce che comunque ci ha portato avanti, che nel tempo è stato modificato, ma che rappresenta l'interno dell'Abruzzo e diciamo io mi auguro che sempre di più possa rappresentare l'intero Abruzzo come un dolce di tradizione, vediamo, non solo natalizia ovviamente. Certo, ecco, vediamo se la storia che conosco è vera. Sì. Allora, io sapevo che, però mi devi confermare. Insomma, la storia vuole che i pastori, nel momento in cui spostavano le gregge da Scanno verso territori più caldi, insomma in inverno, portassero con sé questo pan dell'orso che era fatto insomma con miele e mandorle. E questa storia dice che questi pastori furono attaccati da un orso che mangiò tutti questi biscotti tranne il pastore e le pecore. Quindi fece una selezione oculata. Sì. E quindi da allora questi biscotti vengono chiamati. Cioè, è vero questa il cosa? Il pan dell'orso. Allora, in parte diciamo che è vero che comunque le donne di Scanno per i loro mariti, compagni di vita, ovviamente. Facevano i nipoti, le mamme preparavano dei dolci proprio per far sentire meno la lontananza dal proprio territorio. Era un pane dolce che da qui piano piano noi abbiamo ripreso questa antica ricetta che una signora diede a mia nonna e noi l'abbiamo arricchita ulteriormente aggiungendo delle mandorle pugliesi. Qui torniamo sempre alla vicinanza, sì, alla regione Abruzzo, che è comunque anche a Tratturo, perché insomma a Tratturo, in questo caso soprattutto giustissimo, giustissimo quello che tu dici, alle uova fresche, al burro di latteria e al miele che comunque è abruzzese, che conferisce al nostro prodotto un gusto molto particolare. Molto particolare, è vero. Lo zucchero, la farina e il limone e l'arancio. Bene. Qui e poi una vaniglia, ecco, io che bella alcune, questa vaniglia. Sì, questa è una vaniglia Tahiti, molto una vaniglia Bourbon, no? No, questa è Tahiti. Ma che bella, mai vista una vaniglia ecco, così grande. La vaniglia Tahiti, questo è un sentore che mi piacerebbe veramente trasmettere. Questo è da fare così, scusate. Cioè, che la mangiamo a fare. È fantastico. Sì, sì. Questa poi si incide e noi la utilizziamo per la crema pasticcera, utilizzando poi del latte di un'azienda nocente di Scanno per fare le produzioni di tutti i giorni. In questo caso la utilizziamo nel pan dell'orso e prendiamo la parte esterna facendola essiccare e viene macinata insieme alle mandorle. Okay. Queste, diciamo, io ho fatto precedentemente questo passaggio per far vedere agli amici che ci seguono come deve essere la mandorla poi macinata da inserire all'interno della molto, nostra molto finemente, massa, molto sottile, molto sottile, sottile, sottile. Ecco, e questa è mandorla e vaniglia, giusto? Sì, mandorla e vaniglia insieme al limone e l'arancio. Okay. In questo caso quando si fa a casa si utilizza microplane per da grattugiare l'impasto che farò vedere dopo così come viene inserito all'interno
dell'impasto. Quello che mi preme dire è la differenza, quando dicono, sai, il parrozzo, no? Io voglio sono dire, due cose completamente diverse. A parte diverse, che sono due cose diverse. Loro sono stati pionieri di questa forma del dolce, ma quello che differenzia, proprio la parola stessa, pane rozzo, perché all'interno c'è il mais macinato. Noi non utilizziamo questo ingrediente, a parte poi la selezione degli ingredienti che noi andiamo a utilizzare, e c'è solo farina normale insieme alle mandorle macinate finemente. Ma sono due cose completamente diverse, cioè proprio non c'entrano niente. Nel parrozzo ci sono solo uova, semola, se non sbaglio, mandorle. E altri ingredienti che io non conosco bene. E praticamente, allora noi andiamo, se vuoi procedo per far vedere agli amici a casa quello che comunque è importante. Mi preme dire una cosa. Si differenziano sempre le masse di lavorazione. Il pan dell'orso appartiene alla famiglia dei pan di Spagna, perché nel momento in cui noi andiamo a montare uova e zucchero insieme alle uova, creiamo una struttura di pan di Spagna, quindi una struttura morbida. Se noi invece invertiamo, cioè montiamo il burro con aggiungendo zucchero e poi uova, creiamo una struttura, si chiama cake, come il plum cake praticamente, okay. Una struttura più chiusa e a livello meno alveolata, cioè un po' sì, in un certo senso proprio più strutturata, perché ha una struttura legata al burro, si monta quella massa invece di incamerare più aria per quanto riguarda il pan di Spagna. Il pan di Spagna fa parte della lavorazione meccanica, cioè utilizziamo la planetaria per montare uova e zucchero. Noi in questo caso utilizzeremo la frusta. E in casa chi non ha una planetaria può fare questo aiutandosi di un bagnomaria che non superi i 50 gradi. E va a montare piano piano 2-3 uova per volta, aggiungendo zucchero, poi il miele insieme alle farine di mandorlo, dando sempre una montata, e si vede quando schiarisce la massa e diventa più bianca, vuol dire che in quella fase sta incamerando l'aria. Dopodiché si aggiunge il burro, si ottiene questa massa che io ho precedentemente preparato. In questa fase ho fatto vedere anche che si possono aggiungere delle gocce di cioccolato e invece esternamente le mettiamo internamente al prodotto. Utilizziamo degli stampi a mezza sfera e se ne colano 30 grammi per ogni piccolo stampino. La cottura per questo prodotto è di 250 gradi, che varia, come dico sempre, al forno okay. Per un tempo di 10 minuti, 10-12 minuti. Sì. È una cottura brevissima, perché, preme dire, più il prodotto è piccolo e più bisogna aumentare il tempo la temperatura di cottura, okay. Ridurre i tempi di cottura, perché sennò avremo un prodotto secco, no? Ok. Che varia. Quindi si deve cuocere subito. Sì, deve cuocere subito. Dobbiamo accorciare i tempi. E quindi alziamo la temperatura. Prendiamo le uova, le versiamo nel nostro contenitore in acciaio. Se ne avete uno ancora più a sfera è ancora meglio, ci faciliterà la montata. Si aggiunge dello zucchero. Le uova è sempre meglio metterle a temperatura ambiente, montano più rapidamente, non tirate fuori dal frigorifero, se uno vuole le lascia qualche ora fuori prima dell'utilizzo. Incominciamo a sbattere le uova in questa maniera, e poi, se vogliamo velocizzare il tempo, o utilizziamo un frullino oppure mettiamo dell'acqua calda, perché l'acqua calda aiuta l'uovo a riscaldarsi, quindi portare alla gelatinizzazione, e nel momento in cui è buono per poter incamerare aria. Diciamo, il processo si chiama meccanico proprio perché c'è l'utilizzo di una macchina, in questo caso è manuale. Allora, questa è la fase di lavorazione, circa 10-15 minuti. Quando noi abbiamo ottenuto che la massa schiarisce, aggiungiamo le farine,
tutte le farine non le versiamo, non ho montato la massa a farina, ma vi voglio far vedere il procedimento di come deve avvenire il tutto, aggiungendo il miele. Qui abbiamo le farine. In questo caso, se noi non vogliamo impazzirci molto nel montare tutta la massa, possiamo comunque aumentare leggermente del lievito all'interno e ci aiuterà e faciliterà la lievitazione in fase di cottura, no? Perché magari dice, ma io devo stare 2 ore sempre a stare a girare. No, basta aumentare non eccessivamente il lievito, perché poi alla fine avremo un risultato che in fase di sviluppo dopo può ricadere e fare un buco centrale se utilizziamo troppo lievito. E questi più o meno sono tutti i passaggi che dobbiamo fare. Tutti. Ora, chi volesse aggiungere delle gocce di cioccolato lo può fare benissimo in questa fase. Dopodiché sciogliamo il burro e lo aggiungiamo qui all'interno e il risultato è questo qui. Si mette dentro una sacca, mettiamo dentro lo stampino. 30 grammi per ogni stampino di prodotto. 250 gradi per 10 minuti e fra poco vi facciamo vedere il risultato. Ed eccoli qui, i mitici, fantastici, originalissimi pan dell'orso di Scanno. Ecco, questa è la parte, diciamo, finale. Per chi volesse può fare solo una spolverata di zucchero a velo, di cacao. E per chi è ghiotto come me? E allora dobbiamo fare proprio annaffiare con del cioccolato. Wow! Si può fare anche una piccola montagna così e presentarli. Che belli, meravigliosi. Per il giorno di Natale. Beh sì, perfetti, veramente perfetti. Bellissimi, Angelo. Wow, che meraviglia. Ecco qui. Grazie per questa ricetta. Grazie e complimenti per avercela spiegata e insegnata. Sicuramente io proverò a farla a casa, poi ti mando la foto. Grazie, ne sarò felice se anche i nostri amici che ci seguono lo faranno. E se la fate, mandateci la vostra ricetta. Pubblicatela sulla nostra pagina Facebook, Chef in Cucina, Rete 8. A domenica prossima. Grazie, arrivederci.